Buonasera, benvenuti, benvenute a tutti, grazie di essere qua al Circo dei Lettori, grazie per aver sfidato il freddo e anche soprattutto per aver rinunciato a Francia Marocco. Esatto. Tra l'altro sta vincendo la Francia 1-0. Se... Per chi l'ha registrata questa. Esatto. Ma non si registra più, è una cosa molto anni 80. Tipo Fantozzi, sì è vero, è la prima battuta da boomer, saranno tutte battute. Esatto. Allora ne faremo parecchi di battute da boomer questa sera, perché un po' perché lo siamo, forse un po' perché l'argomento si presta. Comunque ci presentiamo, io sono Carlo Bordone, sono meno importante dei quattro, con me c'è Maurizio Bratto, Orlando Manfredi, Gigi Giancursi, siamo un po' una specie di presepe. Esatto. Non distribuiamo i ruoli per... Esatto. Beh, no, i ruoli, bisogna dire qual è Gesù Bambino, però che è questo, cioè è il nuovo libro di Maurizio. Un libro che parla di canzoni di Natale e che come titolo ha un titolo un po' obliquo, un po' sì. Dice non dice canzoni di Natale. Natale, esatto. Sì. Allora, canzoni di Natale, tutti, adesso io immagino che molti, insomma quasi tutti i presenti conoscono Maurizio, giornalista, scrittore, collabora con La Stampa, è una colonna di Rumore, tra altre cose anche aspetto non irrilevante della sua biografia, negoziante di dischi, tre libri che ha pubblicato, insomma, il suo primo libro era L'ultimo disco dei Moicani, poi c'è stato My Tunes, Sto ascoltando dei dischi, e appunto l'ultimo nato, cioè Canzoni di Natale, che esce per Ad Editori. Ah no, non finito le presentazioni, perché anche Gigi, ma anche Gigi Orlando, credo che li conosciate, Gigi Giancursi, fondatore di Perturbazione, membro originale di Perturbazione, Orlando Manfredi, musicista torinese con vari progetti alle spalle, quindi ci conosciamo. Parliamo del libro. Allora, intanto Gigi e Orlando ci accompagneranno in questa presentazione, sentiremo un po' di Christmas song e prima chiacchiereremo un po' con Maurizio. Allora, evito la domanda su come ti è venuta l'idea di fare un libro sulle canzoni di Natale. Devo dire che quando mi dicesti qual era l'argomento del tuo nuovo libro, cioè Canzoni di Natale, ero rimasto sinceramente un po' perplesso, no? A me piace il Natale, amo il Natale, anche le canzoni di Natale, non tutte, però un argomento un po' strano. Naturalmente avevo torto, perché poi l'hai portata a casa con classe anche questa volta. Il libro è assolutamente divertente e nello stile di Maurizio, chi ha letto i suoi libri precedenti già sa di cosa parliamo. È un viaggio attraverso appunto tante diverse canzoni di Natale, da quelle di gruppi indie underground a Bing Crosby, intervallate a aneddoti, storie, memorie, battute. È un libro molto divertente, fa molto ridere, come sa chiunque abbia mai letto un libro precedente di Maurizio. Ci si immalinconisce anche ogni tanto, perché il Natale è anche malinconia. No? E noi giornalisti musicali, ahimè, abbiamo questo pessimo vizio di fare sempre dei paragoni, cioè citare questo qui assomiglia a X, Y, eccetera. Allora, non voglio farlo con Maurizio, perché Maurizio ha uno stile suo, che si è creato. Però un nome lo voglio fare, secondo me è un complimento enorme, cioè se dovessi fare un nome, soprattutto nelle parti più comiche che ci sono, più da ridere, diciamo pure, viene in mente il Paolo Villaggio di Fantozzi, ma non dei film, dei libri. Non so se avete mai letto i libri di Fantozzi, sono dei capolavori della narrativa umoristica italiana e secondo me c'è molto di quello stile nella tua scrittura. Comunque, partiamo in questo viaggio natalizio. Tu sei stato ecumenico nella scelta dei brani di cui parlare, perché sì, hai citi anche alcuni dei tuoi, miei, nostri eroi indie, underground. Faccio solo un nome, ecco, apro solo una parentesi, forse un po' malinconica, ma la chiudo subito. In uno dei capitoli tu parli dei Low, gruppo di Duluth, un duo formato da marito e moglie, Alan Sparrow e Mimi Parker. I loro fecero un bellissimo album di canzoni natalizie, una Christmas album. Come forse molti di voi sapranno, Mimi Parker, la batterista e cantante con una voce angelica, sacra, in certi versi, è morta poco più di un mese fa. E quindi idealmente dedichiamo questa serata a Mimi Parker. Mi sembrava così giusto. Dovuto. Chiudiamo la parte malinconica e
sganciamo subito le bombe, cioè partiamo subito con i pezzi da 90 natalizi. Che diceva appunto, tu sei molto ecumenico, quindi non è che ti sei concentrato sulle cose, cioè Ramon, Stone Waits, cioè andiamo anche sulle cose molto mainstream. Ovviamente, prima tra tutti, Mariah Carey. Esatto, e lo perché sapevo. C'è scritto che l'editore, quando gli ha commissionato, cioè quando ha detto fai il libro sulla canzone di Natale, ha detto sì, mettici chi vuoi, però Mariah Carey ce la devi mettere. Allora, Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Perché il Natale, sì, è un momento di raccoglimento, di, come dire, c'è anche una festa religiosa, momento di serietà, però c'è anche il Natale un po' più birichino, cioè, mettiamola così, è un eufemismo. Il Natale birichino. Il Natale birichino, cioè Mariah Carey quando incise, metà anni 90, credo sia All I Want for Christmas is You, è insomma abbastanza sexy, piace diciamo. Insomma, sì, e infatti il paragrafo, in realtà parlo di canzoni, ma ci sono anche delle aree natalizie tematiche, quella è il sexy Natale. Sexy Natale. Perché tu lo sai, noi giornalisti musicali in realtà abbiamo questa idea, cresciamo e cerchiamo di essere alternativi a noi stessi, no? Per cui non è mai sufficiente parlare dei grandi classici, sì, però ok, il grunge, sì, però la scena di Glasgow, sì, ma quella, tendiamo a fare sempre le cose che ci rendono più fighi agli occhi degli altri e che soprattutto non vengono a riuscirci, esatto, senza riuscirci, e soprattutto cose che interessano solo noi mentre ce le raccontiamo. Quindi queste molto spesso hanno poi una ricaduta commerciale, che è anche uno dei motivi per cui uno spesso fa le cose, che siano libri o che siano dischi, pari a zero. Quindi quando ho fatto questa roba di Natale, appunto, editori, amici, ah ma sì, ma sai che non è una cattiva idea, Mariah Carey c'è. Io ho detto, ma veramente, cioè, no, non pensavo, no, la devi mettere. E allora alla fine mi sono detto, sarà bene che mi preoccupi di che cosa ha fatto Mariah Carey, perché io non sapevo una mazza di niente di Mariah Carey. Sapevo tutte le note del disco dei Low, ma di Mariah Carey sapevo pochissimo. E allora lì mi sono posto il primo problema del libro, cioè doveva essere un Natale non richiede un approccio alternativo, non devi essere banale, come, e tra l'altro ti ringrazio per il paragone con Villaggio, ci infili dentro un po' delle tue storie, lo puoi rendere anche surreale, divertente, però il Natale è una cosa condivisa. E allora alla fine ho detto, vediamo se in quelle canzoni ci sono delle storie interessanti, e ho scoperto che anche la storia di Mariah Carey in qualche modo era interessante, perché si inseriva in una grande tradizione di canzoni natalizie che a un certo punto si era interrotta, perché c'erano le canzoni degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70, e poi si tendevano a replicare quelle. E allora l'industria musicale, fra l'altro il marito di Mariah Carey è un grande boss dell'industria musicale, intuisce che bisognava riprendere quel filo rosso, proprio quello del, come dire, di Babbo Natale, e fare un'altra grande canzone natalizia, che è una canzone, se vogliamo, piuttosto banale, però si ricollega al soul degli anni 60, quasi a Phil Spector, le ronnezze e tutto. Non suona così bene, è un po' più sintetica, però ci infila il Natale birichino. Cioè, chiaramente non è che puoi fare proprio un video in cui puoi essere esplicito, però se vedete il video di Mariah Carey, lei ammicca, e quando dice All I Want for Christmas is You, qualcuno ci crede che voglia veramente lui per quel Natale, no? Proprio tu. Esatto, lei te lo dice, amica, guarda, tu non ti preoccupi che, insomma, questa è una pop star, è miliardaria, che le renne sono finte, che la neve sembra polistirolo. Punta il dito e tu dici, ok, lo sta dicendo davvero a me. E poi in puro stile Villaggio, insomma, io non riesco a non metterci come dire, la percentuale a batantuono dentro le cose che faccio, mi sono ricordato di questo mio amico, che Scapolo, che viveva in casa con un cartonato di Mariah Carey, no? Ho scoperto che adesso li vendono su Amazon, c'è il cartonato di Albano, e quella di Mariah Carey era un po' più grande, e lui era riuscito a farselo dare da un negoziante di dischi che ce l'aveva lì come materiale promozionale, e l'ha usato, anzi non voglio sapere come l'ha usato, però ce l'aveva in camera da letto e spesso ci appoggiava sopra, poi come succede con le ciclette, no? Che quando le prendete fate un chilometro e poi diventa una cosa dove appoggiate l'accappatoio e le cose. Ecco, Mariah Carey da diva sexy natalizia non era diventata l'attaccapanni di casa. Nessun problema, gestivano la loro relazione con facilità, fin quando questo mio amico ha avuto una fidanzata più seria, e la fidanzata più seria a un certo punto
né che proprio insomma nella camera da letto, nell'alcova, doveva sempre misurarsi con Mariah Carey che puntava il dito ed era vestita da Babbo Natale, no? con completino sexy. E quindi raccontando la storia, ho raccontato anche come in questi casi molto spesso nelle relazioni sentimentali si arriva un momento in cui viene fatta la classica domanda sbagliata, cioè o lei o io. Mai fare una roba del genere, soprattutto per noi, mai dire o i dischi o io. Ecco, queste domande non si fanno, purtroppo viene fatta e insomma ancora tutt'oggi è rimasta Mariah Carey e la fidanzata è stata, come dire, giubilata. Però il Natale di Mariah Carey e di quella canzone in realtà è interessante proprio dal punto di vista della canzone strumentale e anche delle musiche, perché si riannoda a quella grande tradizione di canzoni pop che fissano il Natale, no? Come per esempio Last Christmas, come i classiconi che in un'esecuzione sicuramente migliore di quella originale sentiremo stasera. Però insomma, se siete interessati al libro e vi siete posti questa domanda, Mariah Carey c'è. Ah, Mariah c'è e da Torino Mariah c'è, insomma, sì. E così come c'è, e qua sganciamo subito l'altra bomba, poi l'altro pezzo da 90, ovviamente c'è Last Christmas, c'è I Gave You My Heart, Wham, che sentiremo tra l'altro, incominciamo anche a ascoltare un po' di musica, però prima due parole su Last Christmas, pezzo che non potevi non mettere. No, ovviamente non puoi. Last Christmas è soprattutto per la nostra generazione, un po' per tutti, no? Ma per la nostra generazione è soprattutto è la canzone, ma soprattutto il video. Perché il video di Last Christmas, se lo vedete oggi, sembra un video generato da un'intelligenza artificiale che ha preso tutti i luoghi comuni degli anni Ottanta. Completamente. Cioè, la vacanza in montagna degli anni Ottanta. Credo che chiunque di noi abbia fatto il Capodanno tragico a Fantozzi, appunto, a Bardonecchia, a Panna Mautino, a Clavier, a casa del compagno di scuola con i soldi. Poi, certo, cioè, portate da mangiare, se poi c'è stato 18 panettoni non c'era nient'altro da mangiare. Non c'era, le lasagne tracimavano durante il trasporto. Ecco, George Michael invece degli UN sono un po' più fortunati perché sono in questa bellissima baita, poi si tirano le palle di neve, tra l'altro in modo assolutamente naturale. Sì, esatto, sì. Vi ricordate George Michael con questa pettinatura un po' alla Lady Diana, un po' alla Farrah Fawcett, come dice. Più Farrah Fawcett nel libro, e però anche lui, ecco, siccome molti di noi avevano la lei o il lui, insomma, sulla quale avevano messo gli occhi, che però non ti guardavano, c'erano occhi solo per qualcun altro, così anche George Michael, e nel video è Andrew Ridgeley, che non è credibile, tra l'altro. Zero. Cioè, non sapete credibile neanche George Michael, no, certo. L'ho scoperto dopo. E quindi, cioè, e tu racconti appunto nel capitolo dedicato a Last Christmas un'esperienza simile. Sì, e come dici tu, lì fissa un livello estetico imbarazzante, perché quelli erano anni in cui al riparo dai social, quindi non venivi sbertucciato immediatamente, si tentava goffamente di replicare questi canoni estetici, no? C'erano due grandi picchi inarrivabili. Uno era questo e l'altro era 9 settimane e mezzo, no? In cui tutti tentavano con la maionese Calvé, sapete quella scena di erotismo davanti al frigorifero, goffamente si tentava appunto con la Calvé o il vitello tonnato che era rimasto lì, di pratiche erotiche che non riuscivano mai. L'altro tentativo maldestro era esattamente questo, di replicare quel video che fissava dei canoni estetici alti, sebbene io vi invito a guardarlo, ci sono dei particolari inquietanti anche lì, perché loro si presentano a questa assassina, si chiama questo posto, è la perla delle Alpi austriache, con le borse del nuoto. Avete presente quelle un po' tubolari con i manici? Che insomma non capisco, però sono queste cose inquietanti. Però il video è così e tutti appunto andavamo magari a Campernotto, no? In queste località che non erano esattamente la perla delle Alpi austriache. Però tu avevi in testa questa roba qua e dicevi andiamo su, facciamo una bella nella baita. E poi magari questi invece ci arrivano con il fuoristrada e noi ce la battavamo in quegli anni con il Lada Niva, no? E non so se ve lo ricordate, questa roba adesso non si potrebbe neanche più importare perché era una roba sovietica, era il fuoristrada dei disgraziati, nessuno si poteva permettere questa roba qui. Lada Niva era quello che dal punto di vista estetico vagamente ricordava quella roba lì, era come un'enorme lavatrice con le ruote e tu la compravi e ti avventuravi in queste cose in mezzo alla neve e poi magari rimanevi bloccato e, come racconto in questo episodio goffo di tentativo di replica,
tu per riattivarla avevi una manovella, no? Perché comunque erano sovietici, ti dicevano, se anche finisci nella tundra, metti la manovella, giri e vai. E tu rimanevi bloccato appunto, non so, in Val Salcazzo e non potevi fare le vacanze, queste robe qua, cioè così. Però Last Christmas si porta dietro anche questa come dire, particella di ottimismo che, per quanto gli anni Ottanta non ci piacciono, è rimasta, no? E quelli erano anni in cui credevi a qualsiasi cosa, quindi credevi anche possibile questa cosa qua. Quando poi però vai a analizzare la canzone, e adesso Vive Dio l'ascolteremo, il testo è curioso perché è un testo quasi da torch song, no? È un amore non corrisposto, ci sono questi sguardi. A me veniva sempre in mente quell'altra pubblicità degli anni Ottanta, no? Di quel profumo malizia, il profumo d'intesa, queste robe che ti si piantano nella testa e non capisci mai cosa vogliono dire. Lì hanno sguardi di intesa. Poi però la canzone diventa un canone assoluto, cioè come molte di queste canzoni natalizie non puoi fare a meno di ascoltare Last Christmas, anzi in teoria dovresti fare a meno, perché come è stato rilanciato molto spesso in questi giorni, Last Christmas è il cardine del Wamageddon, no? Questo gioco per cui che al cui confronto la tensione, che si taglia con un coltello. Vorrei tranquillizzarvi, bravo, le cover non valgono per eliminarvi da Wamageddon. Esatto, quindi, Wamageddon è un gioco al cui confronto Squid Games è briscola, cioè devi cercare di non ascoltare Last Christmas dal 1 dicembre a mezzanotte del 24 dicembre, il che è assolutamente impossibile perché qualsiasi centro commerciale, pista da sci, cose, tutto, radio, è impossibile. Quindi per facilitare questa cosa, no? Che insomma tu la ascolti, One Bush, sei fregato e finisci del One Halla, cioè questo che sembra non è come dire la residenza invernale di Odino, ma è il posto in cui vanno quelli che hanno sentito Last Christmas, questo in maniera ipotetica, e le cover non valgono. Le cover non valgono solo l'originale. Quindi io direi, godetevi Last Christmas e non mettete le dita nelle orecchie, rilassati, non vale. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Once bitten, twice sun, I keep on my distance, but you can't stretch my heart. Tell me, baby, do you recognize me when it's been a year? It doesn't surprise me. Happy Christmas, I wrap it up and send it with a note. Say, I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I want you for me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Christmas, I give you my heart,
But the very next day, you give it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. That's Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you give it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. That's Christmas. Allora, Orlando Manfredi e Gigi Giancursi. Allora, lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore, già Santo Stefano l'hai buttato via. Esatto, dici Santo Stefano, poi lo dico, ho messo un boxino, ma very next day l'hai buttato via. Tanto Last Christmas è forse la numero due, nel senso che al mondo più venduta, più nel venduta, senso che è andata, sì, al numero uno, ma molti anni dopo. Sì, è andato al numero uno delle classifiche soltanto a Capodanno del 2021. In realtà ha messo in crisi il primato di numero due, che credo che sia un copyright di Toto Cutugno. Cioè, tanto al mondo, cioè, questo è Armageddon, cioè è andato, però è andato in testa. Esatto, su questa roba qua, forse per fregare chi partecipava. Ma sì, rimane al secondo posto anche quando esce nel 1984, nonostante il grandissimo successo. È la cosa buffa che viene fregata da quest'altro disco. Io qui ho portato un po' di memorabilia, che lo ricordate, no? Band-Aid, Do They Know It's Christmas Time, cioè quel tributo fatto dalla super band i cui proventi andavano per, come dire, per sostenere le popolazioni africane durante la carestia. E dietro ci sono tutti i partecipanti. In questa foto che ricorda un po', so se avete presente Sorrisi e Canzoni TV quando c'è Sanremo, no? Che li mettono e ne mancano sempre due o tre, mettono i cartonati. Ecco, qua dietro voi potete riconoscere tutte queste superstar che andavano da Bono Vox, Paul McCartney, Boy George, ma anche George Michael. Quindi praticamente George Michael si autogegga da solo, per cui al primo posto ci va la super band dove canta lui e relega al secondo Last Christmas, che comunque si piglia le sue soddisfazioni. E non è l'unica, tra l'altro, ironia tragica, anche se vogliamo, perché George Michael, come forse saprete, è morto nel 2016, ma è morto il giorno di Natale. Sì. La notte, sì, di Natale è morto George, sì, sì, Michael. Sì, primi, quindi... proprio le prime ore, sì, sì, del 25. Sì. Okay. Mentre invece c'è qualcuno che il giorno di Natale è nato, a parte Gesù, sì, anche, presumo anche molti altri, sì, ma comunque uno di questi è un signore irlandese, si chiama Shane McGowan. Shane McGowan, cantante dei Pogues. Allora, io sono una persona un po' banale, se mi chiedessi qual è la tua canzone di Natale preferita, non avrei dubbi nel dire Fairy Tale of New York, dei Pogues. Pogues un po' folk punk irlandese leggendario. Shane McGowan, al contrario di George Michael, è ancora vivo, anche se insomma più o meno potrebbe essere morto e non avvertito. Esatto. Fairy Tale of New York, una canzone splendida, non la sentiremo fatta da Orlando e Gigi, anche perché Fairy Tale soprattutto era un duetto, cioè era un duetto tra Shane McGowan e una cantante irlandese, purtroppo morta anche lei molto giovane, 40 anni, Kirsty MacColl, che è una storia molto particolare, cioè racconta, è una specie di sogno, visione di uno che sta in galera, no? Sì. Natale, perché è beccato ubriaco in giro, sogna un amore, un rapporto con una donna che comincia in modo molto romantico e poi finisce con loro che si dicono di tutto, praticamente. Si dicono di tutto, sì, e in maniera anche esplicita, no? Questa, al di là del fatto che è anche per me una canzone bellissima, è anche una canzone che dimostra come anche il Natale non sempre possa funzionare. In realtà una giornata estremamente complicata, ci si mette insieme, non tutte i parenti vanno d'accordo, la maionese può impazzire, insomma le variabili sono molte. Però la canzone ha, oltre ad essere una bellissima canzone, mette insieme alcuni classici della canzone di Natale, perché c'è l'orchestrazione alla Broadway, la scena si svolge su un viale di Broadway, tutto parte in questo modo, no? Il protagonista è in una drunk tank, le drunk tank sono appunto queste prigioni dove temporaneo debuttano gli ubriachi, e tutto parte molto bene. Questi due amanti, appunto Shane McGowan e Kirsty MacColl come voci, si muovono per New York e si dicono cose bellissime, sono sicuro che questo sarà l'anno migliore per noi, tutto funziona, c'è una orchestrina che sta suonando una canzone classica irlandese. Però poi le cose si incrinano e cominciano a sentire il vento forte, che è freddo, vedono queste automobili molto grandi, capiscono di essere estranei al luccichio di quelle luci, forse di Broadway stessa.
E poi le cose tracimano completamente e si insultano. E si insultano in maniera esplicita. Lui, insomma, Shane McGowan si prende del finocchio e lui gli dice tu sei una vecchia, insomma, ti tutti i colori, sei sul letto con la flebo, in maniera tremenda. E però la canzone ha una sua verità, oltre a una sua grande bellezza. Ed è una canzone che viene adottata come canzone natalizia forse quando nemmeno loro se lo aspettavano. Quando i Pogues la cantano in una delle prime volte in un concerto natalizio a New York, dove c'è una foltissima rappresentanza irlandese, tutti cominciano a amarla. Tra il pubblico c'è anche Matt Dillon, no? L'attore, che andrà nei camerini e dirà: se fate un video io voglio esserci. Poi faranno il video e Matt Dillon farà la parte di un poliziotto. Ed è una canzone che quando viene trasmessa, proprio in virtù, anzi a causa di queste parolacce esplicite, mettono i classici beep, no? Per coprire le parolacce, per l'appunto. E Shane McGowan dice che è divertente, lo fa ridere, ma Shane McGowan in realtà non sempre aveva, come dire, un'attenzione su quello che gli capitava molto alta. E la madre di Kirsty MacColl, la povera Kirsty MacColl, era già mancata, tra l'altro, in un incidente assurdo. Stava nuotando a Cozumel, in Messico, in una zona in cui le barche non avevano accesso, invece un motoscafo va e la uccide. La madre invece dice che è un'ignominia, che la voce di sua figlia deve sentirsi, che lei avrebbe voluto che quella canzone risuonasse in quel modo. E Fairy Tale of New York, oltre al suo racconto, si accoppia a un racconto invece, sì, fantoziano, sì, legato al mio vecchio quartiere, di due personaggi che in realtà, uno più passivo che è mototreno in realtà, ha delle reazioni quali pare quelle di un fossile. L'altro invece è il Merlo di Bahia, che ha questo soprannome. Voi sapete che nei quartieri, così come nella provincia, per i motivi più incredibili ti pioppano un soprannome e te lo porti dietro tutta la vita. Tu puoi diventare un ingegnere nucleare, puoi liberare uno stato africano dalla tirannia, ma rimarrai per sempre briciola, perché da bambino chissà perché hai fatto cascare un panino al prosciutto. Ecco, il Merlo di Bahia in realtà, spero che leggiate il libro e scoprirete perché si chiama così, ma uno che ha un rapporto estremamente complicato con il Natale, estremamente complicato perché la sua famiglia, come dire, sprofonda per circostanze comiche ma anche tragiche proprio a Natale. E io cerco di tirarlo su nell'unico modo che conosco, cioè quello di dirgli: guarda, la vita può essere complicata, Natale può essere molto complicato, vieni con me, ti faccio sentire una canzone che lo spiega benissimo. E quindi quando prendo questo povero disgraziato, le cui sorti precedenti vengono raccontate in libro, e lo porto davanti al mio stereo, che era e forse ancora il luogo dove ritenevo che tutte le verità fossero presenti, e gli faccio sentire Fairy Tale of New York. Ok, Natale, quindi abbiamo detto tante cose, abbiamo parlato di romanticismo, sentimentalismo, un po' di malinconia. Natale è anche, però, è secondo me uno dei suoi aspetti più belli, è anche consumismo, cioè regali, soldi, specie la settimana prima di Natale, carta di credito. Quindi, ecco, c'era un signore, per sua fortuna molto ricco, che aveva un problema con la moglie, che sotto Natale, anche non solo sotto Natale, spendeva cifre pazzesche. E questo signore disse una frase, secondo me, geniale. Disse: ho rinunciato a cercare di far spendere meno mia moglie, è molto più facile fare più soldi. Questo signore si chiamava Irving Berlin, che è l'autore di White Christmas, che è il pezzo che ascolteremo adesso. Però prima raccontaci due cose su White Christmas, perché è una storia molto particolare. È una storia particolarissima. Intanto certifica, cosa che non abbiamo detto, ma è successo anche con Last Christmas, come queste canzoni siano nate in un periodo dell'anno diametralmente opposto. Vengono concepite, scritte, immaginate sempre durante l'estate, a luglio, quando fa un caldo porco. E io stesso, nel mio piccolo, ho scritto questo libro durante una delle estati più calde degli ultimi 8.000 anni. Perché per motivi banali di produzione tu devi farlo, poi viene stampato, pubblicato e esce durante le vacanze natalizie. Quindi tu devi fare uno sforzo immaginativo, perché magari appunto sei lì con l'infradito, il condizionatore, devi parlare di campanellini, di quanto è bello stare davanti al camino, la sola idea del camino ti rivolta le orbite. Irving Berlin, che è un grande esemplare del grande sogno americano, perché lui esule, bambino dalla Russia, si esibisce letteralmente sulle strade di New York, cioè balla, vende giornali, suona un pianoforte in maniera primitiva perché conosce solo i tasti bianchi, diventa poi uno dei più grandi scrittori e compone White Christmas in realtà in California, in uno di questi resort bellissimi di fronte al deserto. Di fianco a lui, in questo resort, in un posto che si chiama La Quinta, c'è Frank Capra, che è un altro grande regista hollywoodiano, che ha
canonizzato il nostro Natale con un film come La vita è meravigliosa, e lui immagina appunto un Natale bianco, ma di più dice: speriamo che tutti i Natali siano bianchi. E se ci pensate, è un po' un inganno al quale tendiamo a credere ogni anno, no? Ogni anno diciamo, beh, però nevicasse sarebbe bello, no? Pure i bambini vai alla finestra e dice: non sta ancora nevicando. Non nevica mai a Natale, cioè quasi mai, ogni tanto a novembre, ieri mattina un po', ma insomma è roba che non regge. Lui però intuisce di questo sogno, lo capisce immediatamente, tant'è che quando arriva nel suo studio, e questa è già veramente commedia americana perfetta, qualcuno dovrebbe servire dei martini mentre lo raccontiamo, lui entra e dice alla segretaria: ho scritto non solo una grande canzone, ma la più grande canzone di tutti i tempi. Probabilmente la segretaria ha alzato il sopracciglio, ma in realtà questo diventa il singolo più venduto di tutti i tempi. Bing Crosby, che la canta per primo, il crooner per eccellenza, che entra nelle case americane col cardigan e tranquillizza tutti, diventa il cantore del Natale, il master, cioè la matrice con cui viene poi duplicato questo disco, parliamo ovviamente di vinile all'epoca, è talmente utilizzata che alla fine si polverizza, cioè non può più essere più utilizzata. E allora c'è il panico, e anche qui succede una cosa che è quasi una fiaba. Per rifarlo uguale, perché funzionava talmente bene, riprendono lo stesso studio, gli stessi musicisti, li mettono nello stesso posto e gli dicono: fatela uguale, perché uguale funzionava. In realtà ci aggiungono dei flauti e tutto, e White Christmas continua a essere il grande successo che consente a Irving Berlin di fare più soldi con canzoni piuttosto che far risparmiare la moglie. E adesso fatelo uguale White Christmas. Over white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmas. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow. I'm dreaming of a Christmas, with every Christmas card around, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white Christmas. Vabbè,
White Christmas, sempre una grande canzone, chiunque la faccia, no, nel senso buono, so chiunque la faccia. No, sì, la, questo lo dice Bing Crosby. No, divertentissimo. Ma abbiamo detto Bing Crosby, la versione più famosa ovviamente quella di Bing Crosby. Certo. A proposito di Bing Crosby, tu racconti una cosa che è tra l'altro facilmente verificabile su YouTube, un incontro impossibile, cioè tra Bing Crosby e David Bowie. E David Bowie. Che è una sì, storia magnifica. C'è, cioè, un Bing Crosby che ha preso uno speciale televisivo nel 77. Bing Crosby, americanissimo, fece finta di essersi trasferito in Inghilterra, in un cottage in Inghilterra, suona il campanello, chi è David Bowie. No? E che cosa gli dice? Che posso suonare il piano? Esatto. Infreddolito, lasciato, detto, scusa, posso suonare il tuo piano? Cioè, non so che vita abbiate voi, a me mai nessuno, cioè, magari ti dicono, è lei che ha lasciato la macchina in seconda fila, cioè ti chiedono delle cose, lì avviene questo. Sì, è uno special assolutamente incredibile, vi invito a guardarlo. Noi siamo abituati ormai agli specials di Michael Bublé, che arriva, schiocca le dita, c'è il cammino, tu anche se sei uno appassionato di film sovietici degli anni 20, comunque 5 minuti rimani ipnotizzato. Però quello special lì è clamoroso, perché ci sono due personaggi assolutamente non abbinabili, se ci pensate, no? David Bowie, androgino, quello è il periodo appunto di Heroes, che tra l'altro viene presentato proprio in questo special, e Bing Crosby col cardigan rassicurante. E loro ne dice, ma chi è stato che è riuscito a metterli insieme? E la risposta è bellissima: la madre di David Bowie. Perché quando viene proposto a David Bowie di fare questo special con Bing Crosby, lui insomma rimane un po' così, ha un'immagine diversa, non è che abbia voglia proprio di cimentarsi in uno special con una grande borghesia americana tradizionale, lui così alternativo, il muro di Berlino, insomma tutta una roba. E la madre gli dice no, tu adesso vai e lo fai, che è una vita che mi fai fare figure di merda, che vai vestito con gli stivaloni che sembri tua zia Mary, con le gonnellini. Forse non gli dice esattamente queste parole nella mia immaginazione, sì, ma comunque è sicuro che è lei a convincerlo. E quindi quando registrano questo special, che tra l'altro è molto bello, loro improvvisano dei pezzi al pianoforte e funziona, sono belle le due canzoni che fanno insieme. Quando si presentano in realtà nel backstage, quello era un periodo in cui Bowie aveva i capelli corti rossi, no, colorati, era magrissimo, vestiva con questo stile, si direbbe ora fluido, ante litteram, e sua moglie era molto bella, molto magra anche lei, fluida anche lei, con i capelli rossi, in pratica erano uguali. E quindi si presentano, Bing Crosby li guarda, si avvicina alla sua assistente e gli fa, quale dei due è Bowie? E così, no? E questa è realtà. Però in realtà lo special funziona ed è un po'... come dire, anche questo, la magia del tale, perché non sono esattamente un binomio che diresti funzionante in partenza. In questo capitolo poi ci inserisce anche un terzo personaggio che però lasciamo il piacere poi di scoprirlo leggendo, che è Zia Olga. Era un personaggio veramente, lì gli special televisivi natalizi di mia Zia Olga non hanno avuto lo stesso rilievo di quelli di Bowie e Bing Crosby, ma è un peccato, sì, perché esatto, io cerco sempre di condire, forse fantozianamente, in realtà in questo, di riportare... come dire, una dimensione boh, da commedia, insomma alla fin fine lo scenario poi comune nostro è quello di parenti bizzarri che hanno caratterizzato alcuni passaggi della nostra vita, e quest'idea per cui dietro al grande mito di Bowie e tutto ci fosse comunque la madre, che io me la vedo lì, dicendo tu adesso lo vai, mi fai fare bella figura, ecco, mi dava l'idea che portare questo alto, basso, personale e famoso funzionasse. Parlavo prima di questa particolarità che ovviamente per ragioni proprio di marketing, insomma, molte canzoni di Natale sono state scritte d'estate. D'estate, perché dovevano essere pronte poi per il mercato natalizio. Cosa c'è di più estivo della California? Cosa c'è di più californiano dei Beach Boys? Li abbiamo citati prima. Certo. Questo è l'album natalizio, è l'unico album natalizio. L'unico natalizio che hanno fatto i Beach Boys. Vedete qua, Brian Wilson e i suoi fratelli che addobbano l'albero, è la cosa meno credibile del mondo. Assolutamente. Perché loro erano un gruppo surf per eccellenza, un gruppo losangelino, californiano. Cosa ci puoi raccontare di questo disco? Qua Brian Wilson è ancora abbastanza sano di mente. Sì, tra l'altro. Sì, siamo ancora al buono lì, prima che cominci come dire, a vivere recluso in casa e a commuoversi guardando le repliche del film in televisione. Insomma, quando sbarella dopo aver creato alcuni tra i dischi più belli di tutti i tempi. Qui sono ancora una famiglia felice. E che i Beach Boys mi hanno dato l'idea, no? Si dice sempre Natale con i tuoi, al di là della propria famiglia, secondo me i tuoi per noi appassionati musicali sono molto spesso anche i nostri eroi musicali, quindi l'idea che
e qui sono sicuro di parlare almeno di tutti e due, che i Beatles o i Beach Boys facessero un disco di Natale, per noi era già famiglia. E come dici tu, è quanto di meno credibile, no? Perché appunto l'estetica californiana, il surf, il sole, questi invece sono vestiti con i maglioni, addobbano l'albero. In pratica non dovrebbe stare in piedi, ma come tante delle cose che hanno a che fare col Natale, un po' un trucco al quale decidiamo di credere, no? E allora questo disco in realtà è un disco semplice, non è sicuramente un picco della carriera dei Beach Boys, ma alcune canzoni notevoli, tra cui quella che ascolteremo adesso, che è The Man With All The Toys, no? L'uomo, Babbo Natale, quello con tutti i regali, che ha un piccolo record. Voi sapete che i Beach Boys componevano canzoni estremamente veloci, e qui invece è l'unica canzone che supera il minutaggio classico dei Beach Boys, di pochi secondi, ma insomma va oltre i due minuti per un po'. È una canzone semplice, il disco funziona e si inserisce in quest'idea di Natale, per cui all'epoca anche si chiedeva a tutti di fare qualcosa per il Natale. I Beatles facevano delle canzoni che non erano neanche canzoni stupide, suonavano il kazoo, si facevano delle battute con dei doppi sensi liverpooliani che capivano solo loro, però i fan che le ricevevano sapevano che era un dono di Natale, quindi come tale si sentivano a casa con i loro, e quindi Beach Boys. Here's the man we know the tone. Some more fun. He's a man we know the tone. Someone found the night of ours late one night, and a soul to the wind go aside. A big man in a chair, a little time man anywhere, is the man we love, the toy. Questo, Brian Wilson era ancora presente, Gigi meno nella versione. Sto facendo la tua voce, non riesco più a trovare la mia. Questa è una frase che fa paura, non riesco più a trovare la mia voce. Ma sempre, tutti i giorni. Brian Wilson e Mike Love. Esatto. In realtà era un trucco per farla più lunga di quella dei Beach Boys, farla durare 4 minuti. Allora, The Man With All The Toy, Beach Boys. Allora, abbiamo parlato di California, di Irlanda, di Svizzera, dove che erano gli Wham, quando si tiravano le palle di neve, e New York, cioè c'è un problema, e anche nel libro tu ti sei confrontato a questo problema, manca l'Italia.
Cioè, non esistono, o quasi, vere e proprie canzoni natalizie italiane, tanto che la più famosa, forse dovessimo dirne una, è A Natale Puoi, della Bauli. Esatto, il Pandoro Bauli. È così, esatto. Pensateci. E così. Io ho una, cioè, ho sviluppato una teoria, scusa, ho sviluppato 5 minuti fa. Sono felice di nel senso che a noi manca tutta la parte pop del Natale. Certo. Perché in Italia a noi non ci appartiene, è una festa evidentemente religiosa. Assolutamente. Alla fine. Credo siamo l'unico paese al mondo dove da piccolo, perlomeno alla mia generazione raccontavano che da piccoli i regali li portava Gesù bambino e non esatto, Natale, certo. Non so, ci avete mai fatto caso, questo povero Gesù bambino, no? Cioè, già ti porta i regali. Esatto. Comunque, ci manca tutta l'iconografia, poi ci manca quel mondo scandinavo, anglosassone, di Vischi, Babbi Natale, renne, Elfi, Grinch, eccetera, eccetera. Qualcosa c'è, tu ne parli, c'è un capitolo dedicato al Natale italiano, ma sono tutte canzoni di una tristezza allucinante. Mostruosa. Ma veramente, mi sono sporcato le mani, nel senso che le ho ascoltate tutte, da Tiziano Ferro agli Zen Circus. C'è un Natale alternativo impresentabile. Cioè, la canzone di Natale degli Zen Circus è anche divertente. Ma intanto è all'interno di un album che si intitola Andate tutti a fanculo, che insomma perfetto per accogliere i parenti per Natale, esatto, quando insomma non è proprio il massimo. E poi è una canzone che parla di un tossico che è alla cena di Natale e spera che sua nonna non gli abbia regalato i soliti guanti ma dei contanti per poter andare a prendersi una dose e buon Natale a tutti. E allora questa non è gestibile, ok. Ne sono diversi altri, c'è una di Piero Ciampi. Ora Piero Ciampi non è che proprio venga sempre, come dire, indicato come una botta di allegria, ma lì è un dramma: uno è morto, uno ha la cirrosi epatica, uno in galera, tutto questo durante il giorno di Natale. Vabbè. Nella migliore delle ipotesi sono Natali tristi, anche Natale, la canzone di De Gregori, è una roba che veramente uno dice avanti con i liquori, perché insomma c'è questa idea per cui il Natale appunto o è ecclesiastico, quindi la tradizione della Chiesa, o richiede un impegno che per essere impegno sfocia sempre nella sfiga più totale, nella tristezza, nella cosa. Ed è incredibile, perché se ci pensate, comunque questo paese per una stagione diametralmente opposta, cioè per l'estate, è riuscito a creare dei canoni anche di qualità pop, come dicevi tu, pensate a Sapore di Sale, cioè è una canzone molto bella, condivisa da tutti, che fissa un'epoca. E anche in quel periodo lì, non è dopoguerra, che se vogliamo è il decennio in cui si fissano davvero i canoni pop, cinema, musica e tutto, non è stata composta una canzone che ci rappresenti tutti a Natale. Quindi quando io chiedevo ma qual è la canzone, ma quella là A Natale Puoi, quello è un Pandoro, cioè. Però alla fine ho detto, ma chi l'ha fatta questa del Pandoro? E si chiama Francesco Vitaloni, un uomo appassionato di Beatles e dei Genesis, che l'ha fatta cantare alla figlia. Dice, ma io non pensavo che questa diventasse, però in realtà è la canzone di Natale più condivisa, italiana. Quindi, secondo me, è un po' un campo libero, anzi, cioè, ce n'è lì volendo, perché sono tutte canzoni tristi che uno non ha voglia di cantare a Natale. Cioè, io vi invito, se prendete il libro, c'è una sfilza di disgrazie dentro queste canzoni qua. Poi è ovvio che anche i grandi assi italiani, Laura Pausini, fa il disco di Natale, ma sono cover, si cimentano con rifanno i grandi classici molto spesso in inglese. Canzoni italiane non ce ne sono. La mia canzone italiana preferita di Natale, che cito lì, è Coriandoli a Natale, del compianto Gigi Restagno, che è stata pescata dal nulla in cui era confinata dai Subsonica, che ne fanno una bella versione asciutta. Ma anche lì, bellissima canzone, ma non esattamente una roba che ti viene voglia, come dire, di cantare mentre l'arrosto sta uscendo dal forno, insomma. Ok. Come tutti i libri scritti a capitoli, cioè tutti i libri sono scritti a capitoli, a capitoli autoconclusivi, diciamo, a racconti, a centoni, i centoni, chi lo leggerà, ognuno troverà un suo capitolo preferito. Il mio ha a che fare con una delle, eccolo lì, fallo vedere, ha a che fare con l'oro. Allora, cioè una delle due cose
più belle che la cultura pop del Novecento ci ha lasciato. Una erano i Beatles e l'altra, a mio parere, sono i Peanuts e Charles Schulz. E il mio capitolo preferito, per cosa racconti, per l'appunto, cioè tutta la, la storia di, dell'album, dello speciale natalizio, ma comunque di Vince Guaraldi, l'autore delle musiche dei Peanuts, di Lee Mendelssohn, che è il produttore che lo coinvolse, che diventò poi suo amico per tutta la vita, di Schulz. Per quello che racconti, ma anche per come lo racconti. È una storia assolutamente perfetta, cioè perfetta come erano perfette le strisce dei Peanuts, come perfetto per certi versi, come perfetta quell'idea di Natale che abbiamo, no? Che vorremmo avere. Che vorremmo avere, sì, che è un po' questo qui. Perché io non mi bastava l'LP completo, ho comprato anche il 45 giri, che è l'unico al mondo. Io ti prego di dilungarti, poi sentiremo Gigi e Orlando, sì, che ci canteranno Christmas Time Is Here. Ma due parole sulla canzone: è la mia canzone preferita di Natale in assoluto, e magari poi spiegherò perché dopo. La storia di Vince Guaraldi è una storia incredibile, bellissima. Lui nasce già il cognome, lui in realtà si chiama Vincent Dell'Aglio, poi la madre si risposa con Guaraldi. Lui è il classico prodotto delle famiglie italo-americane che noi immaginiamo soprattutto a Natale davanti al tacchino, rumorose, un po' più incasinate delle famiglie, come dire, anglosassone americane. I suoi, la madre si chiama Carmella, con due L, l'anagrafe gli hanno dato un in più così per allegria, e aveva due fratelli che erano nel mondo della musica, uno dirigeva delle big band jazz e l'altro, che è il mio idolo assoluto, Masi Marcellino, era un fischiatore di professione, che è una professione meravigliosa, no? E lui era il fischiatore del Mickey Mouse Club, quindi in tutti i cartoni animati di Topolino, quando c'era un fischio era il suo, ma soprattutto era il fischiatore ufficiale di Lessi. A me questa cosa mi ha mandato fuori, come tanti altri, perché noi sappiamo che Lessi torna a casa, e se torna a casa avrà sentito qualcuno che fischiava, e quindi è tornato grazie a Masi Marcellino. Vabbè. A parte questo, questa è una famiglia che appunto invita a essere divertenti, a essere pop, a fare musica, e quindi Vince Guaraldi unisce, lui è un pianista jazz estremamente raffinato, ma anche con una caratura pop, per cui è un appassionato di bossa nova, compone canzoni che sono molto eleganti ma anche fruibili. E poi c'è Lee Mendelssohn, come diceva Carlo, che è un produttore televisivo, ha fatto uno special sul più grande giocatore di baseball di quell'epoca, lo special funziona. E allora, con un colpo di genio, dice: se ho fatto uno special sul più grande giocatore di baseball di tutti i tempi, ne faccio uno sul peggior giocatore di baseball di tutti i tempi, che è Charlie Brown. E quindi, sapete, nelle strisce, se avete familiarità, non ne becca mai una, lo mandano in quinta, sesta, diciannovesima base, non so come funzioni. Decide di fare questo special, ma, come diceva Carlo, non c'è nulla di più perfetto di quel mondo. È difficile trovare, metterli in scena, ma è soprattutto difficile trovare delle musiche che siano così delicate. Schulz, quando parlò delle sue strisce, disse che bisogna concentrarsi sulle sfumature e non tanto sulla parte centrale. Quindi ci voleva una musica che sapesse essere forte nelle sfumature, e non la trovano. Poi un giorno Lee Mendelssohn sta attraversando in California, attraversa il Golden Gate Bridge, cioè il ponte, quello famoso, iconico, e a metà alla radio sente un pezzo di Vince Guaraldi. E allora ha quella che si chiama nel gergo un'epifania e dice: questa è perfetta, questa è la musica che cerco. Quindi con una serie di contatti lo chiama e gli commissiona le musiche per uno special su Charlie Brown, giocatore di baseball. Vince Guaraldi, che è quasi un cartoon, lui ha dei baffoni meravigliosi, è una specie di cartoon, sarà l'unico essere umano, l'unico adulto ammesso nel mondo dei Peanuts, che sono sempre, non verrà mai rappresentato nessuno, lui è l'unico che in qualche modo ci entra, perché in alcune copertine sarà lì con Schroeder, quello che suona il pianoforte, con Snoopy. Lui si attiva subito, compone una canzone, chiama Lee Mendelssohn e gli dice: ho la canzone perfetta, te la faccio sentire. E Lee Mendelssohn, che è in studio, non c'era il cellulare all'epoca ovviamente, parliamo di metà degli anni 60, dice: no, non farmela sentire per telefono, perché poi dice no, perché poi mi scappa. Gli fa sentire questo tema, che è il tema di Linus in Lucy, perfetta. Boh, lo fanno, lo special su Charlie Brown sta per essere trasmesso, ma lo sponsor toglie lo sponsor, quindi non ci sono i soldi e non lo fanno. Quindi un disastro. No, perché quella musica perfetta di Vince Guaraldi e Lee Mendelssohn non si arrendono e dicono: facciamo così, facciamo sempre uno special, ma facciamolo natalizio. E allora scrivono altre musiche, utilizzano quelle, e lo special televisivo dei Peanuts è meraviglioso. E c'è questo pezzo che si chiama Christmas Time Is Here, che ora ascolteremo,
che ha una grazia meravigliosa sia dal punto di vista ritmico, c'è un pianoforte, ci sono spazzole, c'è una melodia molto dolce, aggraziata, e poi c'è un coro di bambini che viene utilizzato in un modo innovativo, perché questi bambini sono bambini di una chiesa episcopale californiana, e quando Vince Guaraldi li chiama dice: guai a voi se gli date delle direttive. Io non voglio un coro di bambini perfetto, voglio un coro di bambini, che siano imperfetti. Per cui li tiene lì anche a lunga notte, si alternano e tutto. E i bambini, sono andato a leggermi alcune delle dichiarazioni, molte delle bambine dell'epoca sono diventate poi delle insegnanti, ricordano come un momento meraviglioso quello, si ricordano di come fosse bello poter cantare in libertà, partecipare a una canzone di Natale sui Peanuts, dopo andarono a prendere un gelato. E quindi è tutto pronto con questa canzone meravigliosa, ma il giorno prima di trasmetterlo tutti hanno delle incertezze, perché si dicono: non funzionerà, non possiamo mettere una musica su questo mondo perfetto che non possiamo toccare. Soprattutto lo special, a differenza degli special americani, dove sapete ci sono sempre le risate, no? Per sottolineare, gli americani diciamo che sull'arte ti dicono: ok, adesso ridi. Invece loro non mettono le risate, quindi ci sono molti silenzi, ed è molto, c'è molta arte, quindi hanno paura a mandarlo in onda, ma lo mandano lo stesso, e impareranno che i silenzi e l'arte non vanno mai sottovalutati, perché lo special diventa un successo clamoroso e viene ripetuto molto spesso. E in queste immagini in cui la neve scende leggera e c'è Christmas Time Is Here, secondo me si cristallizza non solo un grandissimo momento dell'arte, ma soprattutto uno dei momenti perfetti del Natale. E quindi sentiamola. I bambini non li abbiamo trovati, però abbiamo Orlando e Gigi. Christmas time is here, happiness and cheer, fun for all the children come in every time of year. Snowflakes in the air, carols everywhere, olden times and ancient rhyme of love and dreams to share. Sleigh bells in the air, beauty everywhere, yuletide by the fireside and joyful memories there. Christmas time is here, families joining in, all that we could always see is the spirit through the bells in the air, beauty everywhere, youth about the wild side, and joyful memories there. Christmas time is here, families join in, all that we could always see is the spirit in the oh, that we could always see the spirit in the Christmas Time Is Here, Orlando Manfredi, Gigi Giancursi. Allora, dalla perfezione assoluta dei Peanuts, dai buoni sentimenti, dalla bontà, passiamo invece all'opposto, perché esiste anche un
come dire, un anti-Natale, un non Natale, un Natale da cattivi. Cioè, abbiamo, in musica abbiamo anche i Natali metal, i Natali punk, poi Natale non è poi così cattivi. No, infatti. Però, cioè, tu, però nel capitolo in cui tratti appunto del non Natale, però in realtà racconti uno dei tuoi aneddoti appunto fantoziani, diciamo prima, divertentissimo, perché non so se vi ricordate anni fa, quando a Torino c'era il presepe, quello di Luzzati, no? Quello, so se vi ricordo, un anno c'erano gli anarchici che avevano rapito Gesù Bambino, no? E poi tra l'altro avevano mandato anche la foto, no, di Gesù Bambino col giornale, con la stampa, alla stampa. Tipo Aldo Moro. Ecco, tu racconti un episodio simile, però con la signora Nives. Signora Nives, sì, che commise un errore clamoroso, era un paesino di montagna in cui, insomma, le comunità sono rocciose, come appunto il luogo che le ospita. Signora Nives è famosa per il suo brasato al Barolo, insomma, per una stazza degna di un lottatore di sumo, gestiva questa piccola comunità dove tutti, no, più o meno andavamo, e aveva i grandi saloni alpini in cui c'era il ristorante, tutto in una sala di fianco, allestiva sempre con grande amore un presepe. Ma un anno commise un errore, perché per fare un presepe un po' più grande tolse il tavolo da ping pong, dove più o meno tutti noi passavamo del tempo, senza dare una motivazione. Qui è sempre un problema, no? Come quando tu metti una legge nuova, molto dura, devi spiegare al tuo popolo perché la stai mettendo. Lì non venne spiegato, sparì il tavolo e sparì anche Gesù Bambino, perché ci fu una rivalsa immediata, lì non si scherzava. E quindi, insomma, partì una trattativa, per cui il confronto veramente, la trattativa, forse bisognerebbe chiedere a Bellocchio di girare una serie su quello che avvenne lì. Insomma, io poi la racconto nei particolari, ma ci fu una richiesta di riscatto quasi alla Polghetti, però fu un piede del povero bambino e non il povero Gesù Bambino. E partì una trattativa per cui o rimetti il tavolo o ti restituiamo Gesù Bambino a pezzi. Insomma, la cosa fu estremamente dura. Poi alla fine, come in tutti i grandi conflitti, si arrivò a una mediazione, e io racconto tutto questo per spiegare come il Natale possa essere estremamente complicato. I particolari della trattativa molti sono secretati, ma alcuni, come il caso Kennedy, sono stati rivelati pochi anni fa. E alla fine poi il presepe riapparve, ma il brasato di Nives non fu mai più così buono. Lei non si riprese mai da questa tristezza. Questo perché il Natale porta anche a grandi, infatti nel non Natale io parlo anche della mia altra grande ossessione, il film che mi fa più paura ancora adesso, anche solo a dirlo, che è Profondo Rosso. È banale, ma io ho paura di Profondo Rosso, sempre. Lo dico in quasi tutti i libri, ce lo metto nel tentativo, come, di superare questo problema. E lì c'è questa canzoncina, se nessuno di voi ha mai visto Profondo Rosso, questo è il momento per mettere le dita nelle orecchie. Comunque l'omicidio avviene a Natale, tanto per mettere una nota in più, per cui uno si sveglia a 56 anni ancora col sudore freddo per quel film. E c'è questa canzoncina diabolica, che è una nenia natalizia che accompagna una roba efferrata e tutto. Poi, come dicevi tu, ci sono i gruppi metal, no? C'è una delle canzoni metal più famose, è stata composta da Ronnie James Dio, che con un nome così non è che, certo, può esimersi dal fare una canzone su Natale. Ma anche i gruppi punk, in realtà quella dei Ramones è estremamente divertente, perché da sempre i Ramones hanno avuto questo connubio di chitarre punk, ma anche di grande tradizione pop anni 60. Ci sono i Bad Religion, un gruppo che si chiama già Cattiva Religione, insomma non è il massimo, e fa una White Christmas abbinandoci una canzone di un altro gruppo punk, che sono i Dead Kennedys, cioè i Kennedy morti. Quindi potete immaginare anche quanto questo possa funzionare radiofonicamente. Però insomma, questo per raccontare che più o meno tutti hanno messo il naso dentro il Natale. E poi naturalmente c'è lui, cioè, e poi c'è lui, King, cioè Elvis the Pelvis, ovviamente. The Pelvis. Non so se chi di voi ha visto il film bellissimo di Baz Luhrmann su Elvis, c'è proprio una parte molto lunga dedicata allo special, questo è stato lo special di Natale di Elvis. Sì, sì. E c'è la cosa più bella, forse, è questo rapporto che poi tu in mano tiri un po' le fila della fantasia, questo rapporto strano tra Elvis e un DJ. Che... Sì, perché quando Elvis compone il suo album di Natale e diventa famoso per Blue Christmas, no? Il Natale sarà Natale triste senza di te, è esattamente come Mariah Carey quando punta il dito e noi ci illudiamo che stia parlando di noi. Tutte le ragazze d'America, quando Elvis diceva sarà un Natale triste senza di te, dicevano sì sì, sta parlando di me. E se voi guardate questo special televisivo in cui il re è come sempre matito di sudore, no? Sapete che il sudore di Elvis era sacro. Al termine della sua carriera gli passavano delle sciarpe a Las Vegas, e lui dal palco
se le intingeva sul collo, le riempiva di sudore e li gettava, le avevano prese come, come dei sacramenti, come una sindone. Lui è tutto vestito di nero, a cuoio, basette, perfetto, e in un palco che è una specie di ring, intorno a lui ci sono quasi tutte ragazze, queste bellissime ragazze americane degli anni 60 con i capelli biondi, i fiocchi e tutto, e lo guardano e c'è scritto proprio con i LED desiderio, cioè potessero gli salterebbero addosso, ed è sempre stato parte del, come dire, del successo di Elvis, no? Come dire, c'era sì la parte erotica e tutto. Lui comunque canta Blue Christmas, ma all'interno di questo album che diventa un best seller canta anche White Christmas, no? Quella che abbiamo raccontato prima, che era patrimonio della versione di Bing Crosby, tant'è che Bing Crosby, come dire, nel suo piccolo, ma neanche troppo, si incazza e dice: vieto a qualsiasi DJ della nazione di trasmettere la versione di White Christmas di Elvis, perché la mia è quella che conta. Che è una follia, non lo poteva Bowie fare. Bowie andava bene, Elvis no. No, cioè, okay. Esatto, Elvis no, perché, come dire, lì era una battaglia fra re. E allora passa veramente alle cronache, forse l'unico disgraziato che è finito dentro questa rete è un DJ, se non ricordo male, della Georgia, comunque non esattamente di un paese, che un giorno fa il suo mestiere da DJ e alla radio passa White Christmas nella versione di Elvis e viene licenziato. E allora io mi immagino questo poveraccio che torna a casa, parcheggia, va dalla moglie, la moglie lo guarda e dice: ma cosa è successo? Lascia perdere, ma cosa ti è successo? Ho perso il lavoro. Ma cosa hai fatto? Hai bevuto? Cos'è? No, ho trasmesso White Christmas di Elvis. E però in realtà lo perde davvero il lavoro. Allora, in quella parte di narrazione che è pura letteratura, pura invenzione, io mi immagino a Elvis, che non è morto, questo lo sappiamo tutti, no? Ovviamente, esatto. Non è come nei 1000 avvistamenti che vengono registrati, no? C'è chi dice che lavori da Burger King, cosa che non ho mai capito. Uno che vive in un paese che si chiama Kalamazoo, che non sapevo neanche esistesse. Un altro che dice che è quello che si vede in una scena con la barba dietro uno dei fotogrammi di Mamma ho perso l'aereo. Come possa essere venuto in mente? Ma esiste questa casistica. Nella mia immaginazione, invece, Elvis è vivo, è vecchio, è in un paese che non conosce nessuno, e si gode la pensione, non ne vuole più sapere dei riflettori, delle pulsioni erotiche, non ne vuole più sapere, sta lì, mangia il suo panino preferito, che è una roba che farebbe rivoltare il cervello a qualsiasi qualsiasi dieta umana, è una roba fatta a base di marmellata, banana, bacon e marmellata alla fragola, e ogni anno a Natale paga il biglietto a quel DJ disgraziato che era stato licenziato per colpa sua, se lo porta a casa, si guardano un bel film, mangiano, bevono e si godono a Natale. Un'immagine bellissima questa, sì, di Elvis col DJ licenziato per colpa sua. Noi ci stiamo avviando, anche tra un po' la vigilia, quindi, sì. Avviando lentamente verso la conclusione, abbiamo ancora spazio però per due pezzi. Il primo... prima lo sentiamo, poi ne parliamo. Sì. Parla di un unicorno, Christmas Unicorn. I'm a Christmas unicorn in a uniform made of gold, with a billy goat bird and a sorcerer's shield and a mistletoe on my nose. Oh, I'm a Christian holiday, I'm a symbol of original sin. I've a bag and tree and a magical wreath and a bow tie on my chin. Oh, I'm a pagan heresy, I'm a tragic Catholic shrine. I'm a little bit shy with a lazy eye and a penchant for sublime. Oh, I'm a mystical apostasy, I'm a horse with a fantasy twist. Though I played all night with my magical kite, people say I don't exist. For I make no feel apology for the category I reside. I'm a mythical mass with a treasury chest, I'm a construct of your mind. Oh, I'm hysterically American, I have a credit card on my wrist.
and I have no more appeal to roam. I will curse you with my kiss. Oh, I'm a criminal pathology with a history of medical care. I'm a frantic shopper and a brave pill popper, and they say my kinds are rare. I've seen others in a uniform of a unicorn just like me. We're legions wide and we choose no side. We are masters of mystery. For you're a Christmas unicorn, I've seen you on the beat. You may dress in the human uniform, child, but I know you're just like me. E questa era una bellissima, devo dire, versione di Christmas Unicorn, qualcuno di voi forse l'aveva riconosciuta, che è un pezzo di Sufjan Stevens. Sufjan Stevens è un altro bel personaggetto. Non poteva mancare. Già, Sufjan, già il nome sembra un elfo di Babbo Natale, no? Uno sì. Si chiama Sufjan. Poi insomma, uno che ha fatto un disco sull'oroscopo cinese, uno che a un certo punto si era imbarcato in un progetto, voleva fare un LP per ogni stato dell'Unione Americana, poi dopo Michigan di Noise, il Texas ha detto, cioè, che l'ha spaventato, basta, ha detto ciao. Ha spaventato, ha finito il progetto, però è uno che ha, col Natale ha un rapporto abbastanza stretto. Molto stretto, è uno che sta al gioco. Lui faceva questa cosa che ho trovato meravigliosa, che ho sentito molto mia, molto nostra, per cui ogni anno incideva degli EP, cioè 4-5 canzoni di Natale, erano o delle cover o degli originali, come in questa Christmas Unicorn, e li regalava ai suoi amici. Faceva le copertine, prendeva degli adesivi, ne ha fatti talmente tanti che alla fine sono usciti due cofanetti che li riprendevano tutti. Ha iniziato ai primi degli anni 2000 e continua, va avanti. È uno a cui piace il Natale, che è bizzarro, lui è un personaggio strano, scrive delle cose all'interno, nei libretti di questi box sono molto divertenti, tra l'altro si fa aiutare da un altro personaggio ai limiti dell'incredibile, che è il pastore Vito Aiuto, che è uno che esiste realmente, ha anche un gruppo che si chiama Welcome Wagon, in cui reinterpreta in chiave evangelica pezzi degli Smiths e Velvet Underground, ma vabbè. Il pastore Vito Aiuto, tra l'altro, fa tutta una ricerca sulle implicazioni escatologiche del Natale, che è un'altra roba incredibile, ma Sufjan Stevens dice una cosa bellissima all'interno del libretto, dice:
parlando proprio di questa canzone dove si parla dell'unicorno natalizio, non esattamente un animale avvistato frequentemente, si parla di carte di credito, si parla, lui è una persona estremamente religiosa, quindi ci sono anche veramente dei richiami alla liturgia del Natale, ci sta dentro un po' di tutto, il contrario di tutto, che è una cosa molto moderna o forse postmoderna, ma lui dice una cosa semplice che mi è piaciuta tantissimo e che trovo un po' che sia l'idea di tutto quello che c'è in questo libro, ma anche in una serata come questa, che il Natale alla fine è una scatola. È ciò che tu vuoi che sia, cioè è un po' come la vita, è un grande recipiente, il Natale arriva, ci piace o meno, succede. E quindi sta a te capire che cosa ci vuoi mettere dentro e sta a te fare in modo che funzioni. E forse metterci le cose diametralmente opposte e più bizzarre lo rende ancora più divertente e lo fa funzionare. E allora mi ha ricordato di quando io, tra le tante malattie musicali che avevo, facevo le mie compilation di Natale, in realtà continuo a farle ancora queste playlist, mi sono specializzato da quelle classiche, sono finite a fare solo di versioni di canzoni natalizie giamaicane che si chiamava A Natale Rasta con i tuoi, che è sempre stato uno dei miei top, oppure quando mi sono specializzato nel sex di Natale ho fatto Vischio Promiscuo, che insomma vabbè, ma queste sono follie, però io cercavo di comunicare, quindi la prima che ho fatto da bambino, e questo è sì un ricordo da boomer, su una cassetta audio, quelle del nastro, avevo pochi dischi, avevo un disco di Topo Gigio, avevo due o tre robe e tutto, e le ho messe insieme, e poi però volevo dare un tocco personale per regalarle queste cassette, ho aspettato davanti alla televisione con un microfono e un registratore che passassero quella pubblicità della Coca-Cola dove diceva venite, andate insieme a noi, e alla fine sono riuscito a beccarla, l'ho registrata, all'epoca non è che girassero tante pubblicità, allora ho fatto questa cassetta, l'ho foderata con una carta natalizia di Snoopy, l'ho duplicata in 10 copie e l'ho regalata, e da lì non mi sono mai fermato. È un'adorabile idiozia che però per me è Natale, e l'idea che un cantautore così, un songwriter che fa più figo dirlo, così bravo e così influente come Sufjan Stevens, un nome che domani dovrebbe essere consolidato, invece in qualche modo incomprensibilmente ancora un nome poco conosciuto, facesse la stessa cosa meglio, me l'ha reso ancora più simpatico e mi ha divertito enormemente. Ok, allora prima mi ero dimenticato, come prima parlavamo di Schulz, dei Peanuts, parlavamo di illustratori, e la copertina molto carina, molto divertente del libro di Maurizio, è opera di Marco Libardi, questo ci tenevo, sì. Questo tocco un po' Tim Robbins, no, come si chiama? Tim Robbins è l'attore, sì. L'altro, quello che fa, l'altro Robbins che fa regista, Tim Burton, Sì, vabbè, Harold Robbins, esatto, sì. E a proposito di copertine invece, vogliamo ancora vedere, magari spiegare, qualcuno di queste copertine che hai portato, sì. Una è un classicone, questa certo. È indispensabile quando si inforna il tacchino a Natale, è il disco di Natale di Phil Spector, con le Ronettes, The Crystals, Dolling Socks, eccetera. Questo, ecco, è un lino Banfi apocrifo, lo vedete, questo non so se riuscite polino a vedere. Banfi, polino patruno, un polino patruno, il classico zampognaro che ogni tanto abbiamo sotto il balcone, e al terzo piva all'olio d'oliva qualcuno gli tira i gerani sulla testa. Però sì, colleziono queste copertine mostruose. Questa per esempio invece è un Natale anni 80 terminale, che diventa Capodanno, quindi potete utilizzarlo per tutte e due le festività. Vedete, le hanno messo un sobrio agrifoglio su una roba alla Jane Fonda, e qua dietro ha la trombetta, non so se sì, non mi ricordo mai se questa è la lingua di Menelik, non lo so, comunque. Questo invece, questo Christmas with Ronnie Alde, c'è questa foto inquietante, secondo me sembra Fabio Fazio. Esatto, è Fabio Fazio, questi sono quelli della redazione, fotografati 50 anni prima che nascesse. Però nel 62. Nel 62, esatto. Ma un'altra delle mie preferite è questa. Christmas in Italy, incomprensibile. Cioè, ci sono delle cose che non arrivano mai sulla tavola degli italiani. Non so cosa sia, per esempio, questa specie di panettone che sembra più una cofana. C'è un tacchino Thanksgiving, ma la cosa migliore è la vecchia. La vedete qua? La vecchia che chiaramente sta catechizzando la bambina in puro stile italiano, dicendole fa il dito, vedete che le dice, non so se ci ti vedi, dice tu dovrai stirare le camicie così e dovrai comportarti bene, e il maschio se la ride, perché era un classico canone da dopoguerra italiano. E questo invece sembra un po' una cosa da... Questo è Sufjan Stevens, il cofanetto di Sufjan Stevens. Questo è Do They Know It's Christmas Time, quello dei Band-Aid, però la versione tedesca, che ha queste avvertenze che fanno paura, no? Spendia fu di Astop in un gertile che rende il Natale più drammatico. Tra l'altro ci avevano già pensato loro, perché vedete ci sono tutte le cose belle del Natale, inglese e tutto, e ci sono due poveri bambini che stanno morendo sotto, in bianco e nero, è terribile. Non riesco a trattenermi, insomma le prendo sempre.
Siamo, e ci siamo anche quasi, perché se quasi, andiamo ancora quasi, un po' avanti diventa davvero Natale. Esatto. E Babbo Natale sta già scendendo dal cambiaccio, poi Gesù Bambino. Gesù Bambino. Sì. Siamo in Italia, abbiamo ancora tempo per una canzone, però per chiudere, visto che ormai sei l'autorità sulle Christmas song, sulle canzoni natalizie, vorrei che tu mi dicessi una canzone per tre momenti, una per ciascuno dei tre momenti fondamentali del Natale, per Natale in famiglia. Insomma, uno è quando si spacchettano i regali sotto l'albero. Una canzone per quando si spacchettano i regali. Ok. Ma te dico tu prima, poi così ci penso. Ok. Pensavo avevo già l'ansia da maturità di dover rispondere subito. Tienla lì. Ecco. E l'altra è il pranzone di Natale. E la terza è quel momento di quando sei totalmente obnubilato, non capisci più niente dopo che hai mangiato il pranzo di Natale, che sei lì che ti rompi le scatole, giochi a mercante in fiera. Gioco mercante in fiera è proprio una roba non da boomer, peggio. Ma peggio, esatto. Da prima esatto, guerra mondiale. Esatto. So, comunque con i parenti, tu vorresti solo essere a casa a goderti i tuoi regali, no? Il disco di invece, regali, invece sei lì con la zia, certo. Ecco, una canzone per ognuno di questi tre qua. Momenti. Lo spacchettamento, in realtà direi... Rudolph the Red Nose Reindeer, no? Che sapete le renne, nessuno sa i nomi delle renne, se uno si dimentica un nome dei sette nani le renne si arriva in genere a tre, una è Rudolph. La canzone è interessante perché più o meno le dice tutti, quindi uno magari le memorizza, ma nella versione dei Ventures, che era un gruppo surf rock and roll, che quindi la incrocia con I Feel Fine dei Beatles, così, quindi quella insomma dà allegria e spacchetti tutto. Quando si mangia, cioè, beh, qui stupirò me stesso, nel senso che Santa Claus is coming to town, ma, fa il figo, nella versione di Bruce Springsteen. Io non sono per niente uno springsteeniano doc, anzi, però la sua versione è veramente cacciarona, natalizia, familiare. Lui la esegue per la prima volta dal vivo, quasi per scherzo, e poi rimane obbligato a farla ogni anno che si esibisce da novembre in poi. Ed è molto divertente. Lo pubblico su un 45 giri in cui è vestito come un caldaista padano, cioè col giubbotto, c'è una casa di quelle che hanno bisogno del bonus facciata dietro. C'è ancora lo Springsteen proletario, non quello di adesso che sembra una statua di Madame Tussauds. E quindi mi piace molto quella. Quella invece del momento in cui sei un po' piallato e tutto, banalmente, perché non ci ho parlato prima, però è Christmas Time Is Here, perché come dico nel libro, Christmas Time Is Here è la mia canzone preferita del pomeriggio di Natale, cioè esattamente quando non solo sei un po' stanco, sazio, satollo, mezzo bevuto e tutto, ma ti prende quel pelo di malinconia, no? Perché comunque su Natale formuli delle aspettative, è atteso, l'elaborazione del Natale forse è ancora più bella del Natale stesso, e immancabilmente tutto ciò che attendi, sui quali fai delle grandi aspettative, un po' magari ti delude. Ecco, quel sottile velo di malinconia, di stanchezza, di pigrizia, Christmas Time Is Here te lo culla e te lo rende migliore. Ok, allora sentiamo invece ancora un ultimo pezzo. Però vorrei Orlando o Gigi raccontasse un po' la genesi di questo pezzo, perché vogliamo augurarvi anche un Natale, ma un Natale un po' particolare, un Natale glam. Allora io, siccome ero presente, cioè c'entro anche relativamente con questa cosa, però raccontate come nasce questa idea, dalla quale poi avete tirato fuori un singolo natalizio appunto dell'anno scorso, corredato da video, che non so se vedremo, tra l'altro non so se partirà, però potremmo dire che nasce a Porta Susa nel momento in cui arriviamo con un viaggio notturno da Vibo Valencia a Torino. Ed è già epica. È già ed eravamo lì, siccome avevamo partecipato a una cosa in cui c'era anche Carlo Gordone, noi suonavamo pezzi di Mitos e dei pezzi glam in un altro incontro che abbiamo fatto con dei ragazzi di Vibo Valencia. E abbiamo suonato praticamente per quella settimana io e Orlando molto spesso dei pezzi glam. E abbiamo detto, però sarebbe bello fare un mini CD glam. Visto che si sta avvicinando a Natale, visto che siamo un po' tutti come Irving, cioè aspettiamo di avere un po' di soldi in più per permetterci di avere, perché non facciamo anche una canzone nostra? E a Porta Nuova e a Porta Susa è arrivato tutto. Questa è una perché non abbiamo fatto esattamente la fine di io. Però abbiamo una ancora. Noi siamo convinti che tra 20 anni diventerà un classico. Santa Claus
running into you, my love. I think I'm ever worried about just having a letter. Midnight has come, I'm looking to the sky all along. Could be the fool who's wanted to come. It should be better. All I want to make my queen put just some kind of star. Bring me lipstick, bring me nail polish, stockings for makeup. Here's on the cloud. Let's see if you make some good out of us. We'll leave the gray outside in the sky. Wishing me a, wishing me a Merry Christmas. Wishing me a, wishing me a Merry Christmas. Wishing me a, wishing me a Merry Christmas, really for everyone. Wishing me a, wishing me a Merry Christmas. Wishing me a, wishing me a Merry Christmas. Wishing me a, wishing me a Merry Christmas, really for everyone. Really for everyone. Really for everyone. Wishing me a, wishing me a Merry Christmas. Wishing me a, wishing me a Merry Christmas. Wishing me a, wishing me a Merry Christmas. Really for everyone. Wishing me a, wishing me a Merry Christmas. Wishing me a, wishing me a Merry Christmas. Wishing me a Christmas for everybody. Happy Christmas for everybody. Questo EP lo potete trovare anche insieme con il libro. Scusate se è bruttissimo. No, ma stavo per farlo io. Un applauso è mortificante, quindi vi prego dopo di applaudire di nuovo. abbiamo questo CD con noi, con grande piacere. Tra l'altro fa perfettamente con il libro, quindi esatto. Abbiamo pensato ad un prezzo da curatore fallimentari proprio per facilitare l'acquisto. La combo natalizia. Quindi esatto. 5 euro per questo EP è veramente... regalato. È una strena, infatti adesso un momento pubblicità, in realtà adesso vi congediamo da questo rave natalizio che doveva durare metà, ma insomma... Ovviamente sono disponibile per chi volesse comprare il libro, non solo a dedicarlo, ma sono in grado di disegnare un pupazzo di neve. Mi sono impratichito, esatto. So fare due cose, il pupazzo di neve abbastanza bene e l'unicorno natalizio malissimo, però volendo lo posso fare. Okay. Quindi sarà disponibile. Allora, io libero Maurizio che si appresta, esatto, a disegnare il pupazzo di corni. Però prima ringraziamenti a voi che avete... ascoltato le nostre storie, avete accettato di partecipare a questo rave natalizio, quindi i migliori auguri. Ringrazio Orlando Manfredi e Gigi Giancursi che sono molto meglio dei Wham per fare Natale. Ringrazio Carlo, che lo dico tutte le volte, è l'unico che ne sa più di me. Oh, e tutte le volte si presta la sua intelligenza alle mie stupidaggini, comunque questo lo sa, è obbligato. Quindi grazie e buon Natale. Buon Natale. Grazie a tutti.